siamo nel tempio dei drummer, come dicono, diciamo, nel tempio dei batteristi. Timbrich-Ras. Ovviamente, chi è il, in questo caso, il grande, un boss è troppo brutta però, chi è il grande batterista, il grande maestro al quale possiamo affidare le bacchette? È Tullio De Piscolo. Ciao. Sembra arrivare a mamma, si dice così, no? Dove anche uno dei nostri ragazzi è suo allievo, è uno dei migliori nostri collaboratori. Siamo qui a... l'aula di batteria. Ma dopo ci facciamo, ecco, intanto che parliamo vedete anche le immagini che scorrono, perché stiamo registrando, per cui faremo vedere anche un po' tutte le cose. Ma fai tutti i tagli, subito la bagarina, quindi siamo qui in attesa di andare a Napoli, a Roma, che stiamo facendo uno special su questa, ecco, vogliamo far vedere questo cofanetto straordinario, che è la trilogia 50 e più pezzi, 50 anni di carriera, musica senza padroni, ribelle sempre, ma mai abbastanza. Io vi consiglierei anche di andare a vedere un concerto di Tullio, perché io sono stato lì, anzi dopo ci faccio le foto per testimoniare che ero là, e praticamente siamo stati al Teatro Armida, vi dico anche il nome, Armida di Sorrento. E qui troviamo brani storici dell'inizio degli anni 70, quindi ascolteremo come si registrava, come si suonava allora, ma quel bel suono non era dovuto a grandi marche di strumenti, la marca unica erano le nostre mani, il nostro cuore, quindi ci saranno brani con Mina, che canta Mina, il nostro caro angelo di Lucio Battista, hai suonato Mina tutti. Canta Lucio, sì. Esatto, con poi c'è esatto. Gay Cavalier con Ricci Evans, Ricci e Evans. Pino Daniele. Ci sono dei brani come Gay Cavalier, per esempio, che non sono mai stati pubblicati in digitale, e questa è l'occasione giusta. Namina col clarinetto e la chitarra di Pino Daniele. Poi c'è L'era del cinghiale bianco, bellissimo, con Franco Battiato. Volta alla carta dal fortunatissimo LP Rimini di Fabrizio De André. Nel terzo ci dice la musica che non ha moda, non è soggetta a moda, la musica strumentale, la musica jazz, dove ci sarà Jerry Mulligan, Billy Cobham, Libertango con Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Tante belle cose. Però io vorrei, ora abbiamo parlato ed è giusto il 50 anni di vita, ma questi 50 anni che tu hai trascorso interamente immersi nella musica nascono da Tullio ragazzino, come racconta nel concerto, voglio quanta cambiale perché la batteria, queste sono parole belle, a mano faceva male il cambiale, però ecco, quando uno ha l'amore per la musica, sura ma nello stesso tempo firma, è giusto, però bisogna credere in quello che si fa. Ha dei traguardi eccezionali, io direi che praticamente sono mondiali, non ci limitiamo solo a traguardi italiani o edizioni internazionali. Tullio ha veramente superato, non che è arrivato, ha superato traguardi mondiali. Nella tua vita tu hai visto, come dicevi prima, e hai collaborato, hai suonato, hai partecipato e hanno partecipato ai tuoi lavori, ma ora tirando un po' le somme, anche perché non sei mai arrivato, perché il musicista come te che dice io guardo sempre avanti, voglio sempre andare avanti e mai mi fermerò, cosa si prova ora dando un colpo d'occhio, mai con nostalgia si dice sempre nel nostro ambiente, un colpo d'occhio indietro per vedere tutto quello che hai visto, il fiume di gente e di note, il cambiamento della musica, però la musica, l'R&B, la musica rock rimane sempre. Certo, no, l'unica cosa che io penso, dico, ma quando mi ricordo delle avventure, le tournée, le lunghe notti, dico, ma come ho fatto? Chi mi arriva che la saluta? I manini con palla autostrada. I manini, magari. Manini. Cioè, però, io lo dico sempre anche ai miei allievi, per poter andare avanti bisogna un attimo andare indietro. È vero. Conoscere quello che succedeva prima. Ecco la trilogia, come si suonava alla fine degli anni 60, 70. Bisogna andare un po' indietro per poter andare avanti. Io non posso far suonare delle cose di oggi difficili senza far conoscere per esempio il tango o la begin o la samba ai miei allievi, quindi andiamo indietro per poter andare avanti. E certo, cominciamo dalla duina, come si suol dire, piano piano e poi ci arriviamo. Tullio, noi abbiamo parlato di questo tour magnifico che tu hai fatto con degli effetti scenici molto belli, dietro era un muro di LED wall, non erano solamente degli schemi, ma un muro di LED wall con giochi di luce bellissimi. Una bella produzione. È una bellissima produzione, però mi ricordo un batterista che tu, lui mi chiama Plurale per forza, lui si chiama Plurale Cosentini, se non sbaglio, no?
lui si chiama Salentino. Salentino, perché ci grossa, sai. Per cui tu hai anche dei grossissimi musicisti che ti accompagnano, bravi, che secondo me sono un po'. Ognuno si sceglie quelli a immagine e somiglianza, si dice sempre. È la new band che mi accompagna già da anni. E poi a questo c'è un innesto di un pianista tuo amico che ti sei portato dietro, che è Gio Amoruso, che ha fatto delle apparizioni. Le tastiere, ma. Sur sempre, come ventilatore. È grande Gio. Gio Amoruso. Ma c'è la nuova compagnia di canto popolare. La nuova compagnia di canto popolare. Gruppo storico della Naples Power, straordinari musicisti. Esatto, quello veramente è la storia. È rimasta la nostra voce primaria. Che è bellissima, anche se è cambiato un po', come in tutte le storie, i gruppi hanno sempre un giro di musicisti che tornano, però rimangono sempre gli storici. Io avrò modo di vedere la compagnia di canto popolare a Ariano Irpi e ad Avellino, perché avremo modo di fare, quest'anno ci sarò anch'io, al Galà, che tu hai fatto anche, al Galà della Solidarietà, sì. Con Carmine Tiri. Che fare del bene non fa mai non male. Fa mai male. Noi saremo presenti. È proprio con questa frase. Aspetta. E proprio con questa frase, fare del bene non fa mai male, salutiamo tutti i vostri telespettatori. Quando ti vediamo? Aspetta, quando ti vediamo? Poi dopo pubblicizziamo, dimmi quando che ti vediamo un'altra volta in tour. Ti dico che tour, che date, quando c'è? Volimericino. Allora, il 7 maggio con il tour che continua, sì. Tour de Biscuit Friends, Ritmo e Passione, Ritmo 7 e passione. Maggio al Teatro Nazionale di Milano, sì. 9 maggio Teatro Augusteo di Napoli. Però in aprile saremo il 10 a Todi, in Umbria, 10 aprile, 15 aprile Cosenza. E poi ci sono tante altre però andate, sorprese. Vedrete anche sul nostro sito. Troverete anche queste informazioni. Perché ormai... Ciao, però ricordiamo. Questa è una trilogia, tu ne capisco 50 anni di carriera, musico senza parole. E chiudiamo questa famosa... Ciao, Agliù! Ciao, Agliù!